Sorpresa vera in casa Teramo, perché il diavolo ha scelto Giorgio Repetto, manca solo l'ufficialità, ma ormai sembra tutto fatto. Solo il tempo di mettere giù nero su bianco per l'arrivo del dirigente in casa biancorossa. L'ex direttore generale del Pescara, che col Delfino ha divorziato poco più di un anno fa alla vigilia dei playoff promozione, ha trovato l'accordo nelle ultime ore col presidente Campitelli e sarà il primo rinforzo dirigenziale del diavolo per la prossima stagione. Non è un mistero infatti che i rapporti tra i due capoluoghi di provincia siano sempre più solidi. Dunque, quando tutto sembrava portare a Sandro Federico, ecco il deciso cambio di rotta da parte di Campitelli, che sceglie il dirigente che in riva all'Adriatico è riuscito a far arrivare i giocatori che poi hanno fatto le fortune non solo del Pescara. Il suo primo compito sarà quello di valutare i tanti contratti 16 che il Teramo ha nel carniere, che rischiano di diventare una zavorra insostenibile nel caso in cui non fossero abbassati, almeno nel numero, anche perché potrebbero incidere negativamente sulle possibilità di spesa nel mercato estivo. Prima infatti va definito che tipo di progetto calcistico ha in mente il Teramo e solo successivamente si sceglieranno il tecnico e i giocatori. Quindi è probabile che per la scelta dell'allenatore si debba attendere almeno qualche altro giorno, certamente dopo l'ufficialità del nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere questione di ore. Intanto, come si era capito da qualche giorno, fumata nera e definitiva per l'accordo Teramo-San Nicolò. Con una nota congiunta sui rispettivi siti web, i due sodalizi comunicano che, nonostante i numerosi colloqui e progetti intavolati nei mesi scorsi, le due società manterranno la propria autonomia gestionale e tecnica in funzione di un migliore sviluppo calcistico territoriale. I rispettivi club tuttavia continueranno la politica di collaborazione intrapresa precedentemente. Tutto saltato dunque, ognuno continuerà ad andare per la sua strada e il Teramo ha deciso a chi farla tracciare.